eravamo di fronte a Perini. Le bombe di Mico. Di essere informato su quello che accade, sugli spettacoli che ci sono su tutto il territorio dei Nebrodi, quindi servirà anche per mettere in rete tutta l'area e tutti i paesi. Presidente provinciale dell'Unione Italiana Ciechi. Certamente noi abbiamo condiviso con l'amministrazione comunale, abbiamo avuto il piacere di farlo, questo importante progetto di riqualificazione della villa, proprio perché il progetto ha immaginato anche di realizzare un concetto di accessibilità per non vedenti e ipovedenti. Nel caso specifico l'accessibilità significa non soltanto e non tanto poter avere accesso alla villa, quanto poterla esplorare in presenza di disabilità visiva, quindi di cecità o di ipovisione grave. Allora l'esplorazione avviene attraverso, in questo caso, un percorso dattilo plantare che consente alla persona non vedente di muoversi in totale autonomia secondo un percorso strutturato, organizzato con una certa logica, ecco, che consente proprio alla persona di muoversi in autonomia. No, devo dire che si comincia a muovere qualcosa di importante in questo senso. Questo è in particolare perché guarda al non vedente come cittadino ma anche come turista che vuole muoversi in libertà, però dobbiamo dire che l'accessibilità per il disabile è già un concetto che fortunatamente sta prendendo piede. Comunale di Sant'Agata, la quale in via preliminare desidero intanto ringraziare tutte le associazioni, le società, che le cooperative, i pescatori, adesso magari le elencheremo uno per uno, che nella fase preliminare di presentazione del progetto alla Regione Siciliana, su invito dell'amministrazione comunale, hanno dato la loro disponibilità a dare questo supporto con partecipazione e sostegno ovviamente a questa idea, progetto importante che poi è l'oggetto della nostra serata e che sarà illustrata poi dal progettista, l'architetto Bernardo Paratore.
quindi in primo luogo mi corre l'obbligo di ringraziare le società, la Yacht Management e la Helm Yachting SRL, rappresentata dall'amministratore presente, l'associazione sportiva Atletica Nebrodi, che sta presente, il consorzio Ciccione Gallego, presente dal vicepresidente del consorzio, la fondazione Mancuso Onlus, il circolo nautico Amici del Mare, con il presidente che ho visto essere anch'esso presente, l'associazione Prologo Agatirno, il piano strategico dei Nebrodi, che ha dato supporto fondamentale all'assessore del progetto, la cooperativa Pescatori Noi Stessi SRL, il CETIS Gallego Institute, l'associazione siciliana Paese Albergo, anche qui rappresentata dall'ingegnere, dall'ente Parco dei Nebrodi, la chiesa diocesana Pattese e l'Unione Nazionale Ciechi, presente, devo dire, con tutte le proprie rappresentanze, dal presidente al segretario, che ringraziamo per la presenza e per la partecipazione massiva. E devo dire in questa prima istante, è inutile dire ringraziamenti all'ingegnere Montimuglia, che poi è stato quello che ha coordinato tutto questo lavoro, che è un lavoro significativo, è un lavoro molto importante, un'idea, progetto da cui si è partita per, in un contesto molto più ampio, che è quello della riqualificazione urbana di tutto il nostro litorale. Devo dire che una buona amministrazione si differenzia da una cattiva amministrazione per il semplice fatto che ha la capacità, probabilmente quella buona, di avere la capacità della pianificazione e della programmazione nel tempo. Tant'è che non c'è oggi possibilità di andare ad intercettare delle risorse se non c'è una buona programmazione e una buona pianificazione di base. Da questo punto di vista devo dire che il nostro comune probabilmente è un comune capofila in tante iniziative, ma è soprattutto comune capofila in quello che è proprio l'anticipazione dell'idea progetto, della stesura del progetto, della realizzazione e redazione di un parco progetti di cui l'ente si è dotato e che grazie al quale sostanzialmente abbiamo potuto recepire veramente e recuperare tante risorse pubbliche che poi ci hanno consentito di fare diversi interventi nel nostro territorio, interventi di riqualificazione importante, questo lungomare ormai credo che è in fase di completamento, con fondi CIPE abbiamo proceduto alla ristrutturazione di una parte della villa Bianco, abbiamo in cantiere, abbiamo già presentato e in fase credo di completamento, quasi con finanziamento diciamo in buona posizione, anche la possibilità di riqualificare il piazzale Vicari, per intenderci, perché è stato intestato al nostro illustre concittadino, come sapete, che sarebbe l'ex piazzale antistante del Museo dei Nebrodi, per arrivare ovviamente anche a Villa Falcone e Forsellino, che è l'intervento di cui siamo appunto, di cui stasera prenderemo visione del progetto attraverso la presentazione. In questo progetto, che ha dei contenuti molto vari e molto interessanti, che parte dal turismo dell'eccezione più ampia al turismo solidale, che è un'eccezione credo un po' particolare e che si sta sviluppando praticamente quasi, devo dire, in diverse realtà dei comuni dei Nebrodi, una cosatura importante di questo progetto in particolare è infatti la presenza di un percorso planodattico che proprio fa riferimento a quelle che sono le norme nazionali per quanto attiene appunto l'agevolazione dei percorsi per gli ipovedenti. Ecco perché in quella fase noi abbiamo avuto piacere di coinvolgere in questo progetto l'Unione Nazionale Ciechi, a quale va il nostro ringraziamento ancora una volta per la partecipazione, e che è stato un elemento e che è comunque, come vedremo dal progetto, un elemento qualificante, io credo anche per un'intera collettività e per un'intera società, perché quando si ha l'attenzione, la sensibilità, anche in un contesto gioioso come può diventare questo, di accoglienza attraverso la casa del turista, che è un'altra idea importante che ha sviluppato il progetto, di andare invece a inserire anche delle peculiarità per diciamo, dei portatori di handicap, noi riteniamo che questo è un elemento di merito per chi lo attua, per chi lo programma e per chi lo concepisce. Io vi auguro una buona serata e una buona visione di quest'opera, nella speranza che al più presto possiamo procedere con l'appalto e con la realizzazione
dell'opera stessa. Grazie, buonasera. Passo la parola al Presidente del Consiglio che voleva, dottor Barone. Buonasera a tutti. Porgerà un saluto un breve, al Consiglio Comunale. Un breve intervento, un saluto a tutti gli intervenuti, un ringraziamento all'ufficio tecnico, ai partners privati che hanno potuto rendere oggi possibile questo intervento di riqualificazione. Lo faccio anche a nome dei consiglieri comunali che oggi sono molti presenti qui, interessati come lo sono io, non solo come rappresentante delle istituzioni ma anche come cittadini che amano Sant'Agata, la nostra città in cui viviamo, e che sono molto attenti a tutto quello che è la riqualificazione del nostro patrimonio, perché il lungomare è un patrimonio di tutta la città, è il volano dello sviluppo turistico e quindi della crescita della nostra città. Qui io sono impaziente di vedere prendere un ingegnere di questo progetto, capire esattamente come si svilupperà. Ripeto, ancora grazie a tutti coloro i quali renderanno possibile questo intervento. Sarò breve anche per lasciare spazio ai protagonisti che sono i progettisti poi, no? Che hanno elaborato il progetto, e quindi dare modo di poter esplicitare quelli che sono i contenuti dell'intervento. Però è doveroso qualche premessa per come si è giunti a questo evento. Ci sembrerà un po' atipico il fatto di incontrare i partner che hanno consentito, no, di far nascere questa idea in un luogo aperto così come quello di questa sera, ma non nasce a caso questa decisione, una decisione che è stata concertata con i tecnici, con i consulenti, proprio perché il progetto traeva le mosse di un progetto partecipato. Vedremo il perché. Perché proprio questo è il luogo che ospiterà la casa del turista, così come turistici e quant'altro che si propone a disposizione dei cittadini, dei clienti. Come diceva bene l'assessore, è un progetto che è andato anche oltre, che ha traguardato verso quello che erano delle linee guida che sono state tracciate da altri piani, da altri programmi di natura più ampia. Abbiamo voluto dare particolare attenzione non solo perché lo prevedeva il bando a cui abbiamo partecipato per intercettare le risorse finanziarie, ma anche perché il concetto di turismo solidale lo abbiamo ricevuto da quella che è la programmazione intercomunale, il piano strategico dei Nebrodi, e a cui la comunità è molto attenta, e quindi volevamo dare anche un segnale, una risposta alla comunità che ha scommesso su questa grande idea, e questo credo che possa essere un momento anche di soddisfazione per aver raggiunto almeno in questa fase l'obiettivo. Chiaramente ancora strada ce n'è, sappiamo, ancora non abbiamo nulla, però questo è un momento importante. Dicevo, il momento è legato anche alla trasformazione di come si è voluto interpretare il rapporto progetto cittadino con la nascita del laboratorio urbano. Abbiamo presentato il nostro laboratorio urbano, ancora non è molto conosciuto, speriamo di incontrarci ancora di più con i protagonisti della città. Il laboratorio urbano che abbiamo presentato qualche mese fa nella sala del Castello Gallego, con la presentazione del piano degli insediamenti produttivi, e che si propone ancora di portare avanti idee e iniziative che vedono protagonisti i cittadini in primis, e i consiglieri comunali, naturalmente gli amministratori, che sono i veri protagonisti e il traino di quelle che poi sono state le scelte che i cittadini a loro volta hanno fatto. Io non avrei più nulla da aggiungere che quella di presentare, ringraziare intanto i componenti dell'ufficio tecnico che sono qui presenti, non cito nessuno in particolare per non dimenticare qualcuno. Invece volevo appunto ringraziare i consulenti che hanno collaborato all'assessore del piano, il consulente segnalato dal Centro Commerciale Naturale, dottore Carlo Giuffrè,
consulente segnalato dalla piano dalla rete dei comuni che è il dottore Vincenzo Cordone. Poi l'amministrazione comunale, attraverso un bando pubblico, ha selezionato i progettisti che ci hanno portato alla realizzazione, alla redazione del progetto esecutivo, all'architetto Bernardo Paratore, dovrei vedere che qua vicino a me, e il dottore Giusti, che è il consulente della relazione specialistica che definirà il piano di gestione. Questo progetto, contrariamente ad altri progetti, si propone non solo di vivere il momento della realizzazione, ma anche il momento della crescita, della continuità, cioè l'opera una volta realizzata deve essere vissuta, deve essere goduta, deve essere però nello stesso tempo, deve avere un piano di vita che ci consentirà di poter vivere questo luogo con una serie di iniziative che loro vi illustreranno. Quindi ripeto, ringrazio tutti, non ho niente altro per aggiungere, grazie. Che verrà questa qua è la parte che interessa Villa Falcone Borsellino. Ovviamente il progetto è stato pensato senza soluzione di continuità, cioè senza poter domani avere delle barriere, quindi pensare al progetto unitario di tutto il waterfront di Sant'Agata Militello e quindi legarlo a tutti gli altri interventi progettuali che si sono realizzati e che sono in itinere. Vai avanti ancora. Ecco, vedete in questa slide proprio l'area dell'intervento di Villa Falcone Borsellino con tutti i nodi principali e i nodi nevralgici. Ci siamo dimenticati di segnare il porto, che è un nodo principale, che è un asse portante di tutti i progetti che si stanno realizzando sul territorio e sul fronte amato. Di fatto Sant'Agata è il polo che accoglie il turista e per valorizzare questa identità era necessario creare anche dei servizi, quindi perché è la porta di la Villa Falcone Borsellino, dove sono state inserite diverse attività, come si diceva, un campo bocce che chiaramente ha finalità più domestiche, tra virgolette, ma una serie di altri servizi, tra cui la possibilità di effettuare prenotazioni nelle strutture ricettive della ristorazione e per gli acquisti dei prodotti tipici. Qui si origina il discorso che dicevo, una vetrina che tutti i comuni che fanno parte della coalizione territoriale, quindi i flussi di turisti in arrivo saranno automaticamente esposti a tutte le emergenze territoriali di questo territorio, altrimenti non sarebbe stato possibile. Quindi il turista che arriva a Sant'Agata ha la possibilità non solo di sapere, cosa di non poca importanza, perché chiaramente è difficile per chi viene da fuori identificare quali sono i siti da non perdere, tra virgolette. Forse non c'è tra questi nessun, tranne chiaramente alcuni poli attrattori, non c'è la possibilità anche per cause dimensionali. Sant'Agata, dicevo, è il comune più grande della zona e ha 13.000 abitanti o poco più. Tutti gli altri